Radio UCI. Ehi, come va? Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e nel video di oggi ti parlo di tre novità sulle pensioni nel 2021. Si tratta delle manovre previste dalla legge di bilancio 2021, il cui testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. E mentre aspettiamo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che non potrà avvenire prima della fine dell'anno, vediamo insieme tre novità che riguardano il mondo delle pensioni. Ma prima, se apprezzi il nostro lavoro di approfondimento quotidiano, lascia un like a questo video. Detto questo, cominciamo subito con la prima novità, l'opzione donna, e cioè la forma di pensione anticipata rivolta alle lavoratrici che hanno determinati requisiti. La manovra viene prorogata anche per il prossimo anno, e cioè fino al 2021. I requisiti non sono cambiati rispetto alle sue edizioni precedenti, e cioè per andare in pensione prima con questa modalità è necessario che la lavoratrice abbia maturato 35 anni di contributi e abbia raggiunto il requisito anagrafico di 58 anni per le lavoratrici dipendenti oppure di 59 anni per le lavoratrici autonome. Questi requisiti devono essere raggiunti alla data del 31 dicembre 2020. Non cambieranno nel 2021 nemmeno le cosiddette finestre mobili, e cioè quel periodo che si trova tra il raggiungimento dei requisiti e il pensionamento effettivo. Per le lavoratrici dipendenti resta la finestra di 12 mesi, mentre per le lavoratrici autonome resta a 18 mesi. In questo periodo, comunque, si può continuare a lavorare. Sempre nel contesto dell'opzione donna, viene aggiornata la data della presentazione della domanda per le lavoratrici del settore scolastico e del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, che, se decidessero di andare in pensione con questo sistema, dovrebbero presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021. Purtroppo, però, per il 2021 resta uguale anche il meccanismo di calcolo dell'importo della pensione con opzione donna, che ti ricordo è più svantaggioso di circa il 25-35% rispetto alla pensione tradizionale, perché il calcolo viene effettuato completamente con il sistema contributivo. Certo, bisogna valutare che tutti i periodi di contributi, compresi quelli figurativi, vengono presi in considerazione per raggiungere i requisiti. Insomma, anche per il 2021 l'opzione donna resta una possibilità da valutare bene. Passiamo adesso alla seconda novità del video di oggi, l'APE sociale. Anche se, ad essere onesti, in questo caso le novità sono due. Prima di dirti le due novità, ti ricordo che l'APE sociale non è una vera e propria forma di pensione, ma una sorta di indennità che viene fornita mensilmente a chi possiede determinati requisiti fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata. L'importo fornito sarà uguale a quello dell'assegno della pensione, calcolato al momento della domanda, fino a un massimo di 1.500 euro e sarà erogato per 12 mesi ogni anno, ma senza la possibilità di ricevere rivalutazioni o integrazioni al minimo. Possono accedere a questa prestazione i disoccupati di lungo corso, i caregiver, i lavoratori addetti a mansioni gravose e i lavoratori con un grado di riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%. Inoltre, è necessario che questi lavoratori abbiano almeno 63 anni di età e almeno 30 anni di contributi. Veniamo alle novità. La prima, anche se annunciata da tempo, è che in presenza dei requisiti sarà possibile accedere all'APE sociale anche nel 2021. La seconda, invece, riguarda le categorie di lavoratori che possono accedere all'anticipo pensionistico, o meglio, a quanto pare un'altra categoria sarà aggiunta al novero. Si tratterebbe dei disoccupati che non hanno potuto beneficiare dell'indennità di disoccupazione per la mancanza dei requisiti sia assicurativi che contributivi. E passiamo così all'ultima novità del video di oggi, che riguarda la rivalutazione delle pensioni. Più precisamente, il rinvio al 2023 del nuovo sistema di meccanismo di calcolo più favorevole rispetto a quello attuale. Per rivalutazione delle pensioni intendiamo l'adeguamento dell'importo dell'assegno pensionistico al costo della vita, come stabilito dall'Istat. Il senso dell'operazione è far sì che non ci sia una perdita del potere d'acquisto per i pensionati. Questo meccanismo prende anche il nome di perequazione. Per dirla in maniera più semplice, in base alla variazione dei prezzi dei beni di consumo di anno in anno, la pensione deve essere ricalcolata. Ma non tutte le pensioni vengono ricalcolate allo stesso modo.
Infatti, soltanto le pensioni più basse ottengono un adeguamento del 100%, mentre la percentuale scende all'aumentare della pensione, fino a colpire più duramente gli assegni pensionistici più alti. E prima di salutarti, ti accenno molto velocemente l'ultima novità sulle pensioni del 2021, che riguarda i lavoratori con contratti part-time. L'intenzione sembrerebbe quella di fornire un riconoscimento pieno dei contributi dei periodi di lavoro. In altre parole, sarà l'intera durata dei contratti di lavoro, e quindi comprensiva anche dei periodi non interamente lavorati, ad essere utile ai fini del raggiungimento dei requisiti delle pensioni. In ogni caso, non ci resta che aspettare il testo ufficiale della legge di bilancio per scoprire ulteriori dettagli. Perciò io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Come sempre, se hai domande scrivile pure nei commenti, e se vuoi saperne ogni giorno di più su fisco, previdenza e agricoltura, torna a trovarci anche domani, oppure valuta l'idea di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così sarà YouTube a farti sapere quando pubblichiamo un nuovo video. E noi ci sentiamo domani. Ciao! Informati e felici. Radio UCI.